tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie principale di Minecraft. Raga, avverto subito che questo video sarà un video un po' strano, perché non andremo a costruire niente, ragazzi. Ho la batteria del pad scarica, raga, la batteria del pad scarica. Oggi non andremo a costruire niente, perché mi dia che la batteria si sta scaricando quando non è vero che si sta scaricando. Cioè, raga, io non lo so adesso come è messa la play. Vabbè, lasciamo stare. Raga, in questi giorni è venuto Massimo ad aiutarmi di nuovo nella serie, raga. Oh, mi sono craftato un altro distributorio dove ci posso mettere le torce, raga. Io, ovviamente, quanto non ho niente da fare, perché sto cacchio di batteria, raga, non lo so. Raga, io me la cacchieggio, nel senso che vado di qua di là. Ho piantato il grano che vi avevo promesso, ho ricoperto ancora più terra. Massimo, oltre questa casa che è la principale, però non ce n'è mai, si è fatto un'altra casa che adesso vi mostrerò, raga. Oggi farò vedere solo le novità, esclusivamente. Oltre a cambiare un po' qua, raga, ho anche allestito, ad esempio qua, raga, ho messo i bottoni, vedete, anche nella casa Vetrat. Le canne da zucchero sono a posto, qua ho coltivato, raga, altre robe, altre barbabietole, le metto, ho modificato tutto. Mentre, ragazzi, anche nel bunker ho modificato un botto di roba. Vi ho lasciato la clip, raga, dello scorso episodio, che ve l'ho messa a clip per farvi vedere che ho trovato una specie di portale, raga, che non so cos'era. Poi ho trovato anche dei blocchi d'oro, una cesta, raga, non so cos'è. Se volete, scrivetemelo voi nei commenti, io non lo so. Vedete che nella casa Vetrat ho messo, oltre le scale sopra, anche questi bottoni che sono per aprire la porta, servono. Qua, raga, vedete, va qua. La casa di Massimo è lontana, raga. Quello che farò è farvela vedere. Oltre, raga, a fare tutto questo, mi sono messo anche, ah, come oggetto, a coltivare il grano, raga. Ovviamente vi farò vedere. Guardate, ho coltivato, vedete, altro grano qua, ve l'avevo detto, promesso. L'ho fatto anche dall'altro ponte di casa di Massimo. E prima di arrivare a casa di Massimo, quando è venuto Massimo qua, tra l'altro siamo andati in miniera e abbiamo raccolto 9 diamanti più ferro, oro, raga. Insomma, si è fatto una bella casa, raga, ma è gigantesima. Il recinto è grande, ma la casa è piuttosto piccola. Non è fatto in tempo, raga, a modificarla. Già, come avete visto, raga, e la casa è quella là, raga. Adesso, ovviamente, vi ci porterò. È un'idea, raga, che ha avuto lui. A me, mi è piaciuto. L'ho usato poco io. Vi dico la verità. Dietro, raga, se si vede, prima di andare alla casa, che già avete notato che è bello che ci hanno attaccato pure i pillager. Ho messo altro grano là, vedete, raga. Sto coltivando un botto. Sono andato anche un po' all'esplorazione così a casaccio, raga. Adesso vi farò vedere come l'ha fatta, raga. Fuori si vede in questo modo che è veramente figo. Qua, raga, non abbiamo neanche il tempo di... ho avuto il tempo di ricoprire. Vedete, raga. E qua si presenta in questo modo. Ho messo le coltivazioni qua, tutte le tocce in questo modo, raga, dalla mia lana. Qua ho fatto il pozzo, qua acqua infinita, qua si è fatto il falò, raga. Qua la specie di fontana, che ovviamente è fighissimo, tanto io di farlo. Ce l'ho i suoi cavalli, che li ho portati io. Questa è la sua cesta, dove ho droppato il suo inventario, raga. Aveva questo qua, tanto a me adesso non mi serve niente, ma per farvi vedere l'inventario. E, raga, non è solo questa la casa, perché ha fatto un piano sotto con quello che deve finire. Qua c'è un'altra cesta, vedete. Due diamanti. Sotto ha fatto una parte che ancora deve finire, ragazzi, vedete. Ancora non è finita con... completamente, ma lui ha detto che la vuole finire, raga. La prossima volta che viene, poi vi farò, se riesco, vi farò sapere. Non mi ricordavo neanche che l'avesse modificata, Massimo, in realtà l'ha modificata. E niente, raga, e questa qua di novità. Io direi di fare un po', piazza pulita qua, raga, perché a tener conto che questa parte, raga, il grano serve un botto, perché non mi dite in miniera. Massimo stava per morire, io col bucket d'acqua, raga, l'ho salvato. Io ho salvato le chiappe, non è morto nessuno, siamo tornati a casa con i risultati. Raga, questa casa a me piace, proprio come l'ha realizzata, devo essere sincero. Sì, raga, mi piace, però secondo me, tipo, sotto, raga, secondo me verrà la prossima volta che viene. Ho detto che lui la vuole finire, quindi la faccio venire a lui, io non mi intrometto. E niente, raga, io stavo con lui, stavo anche a cercare dei cani.
Perché voleva realizzare la cuccia, però non c'è stato neanche tempo. Vedete qua, raga. Cioè, raga, quando dobbiamo trovare cavalli, asini, non ci sono mai. Quando invece dobbiamo trovare, non ci sono sempre. Raga, allora, io veramente questo mondo mi sta piacendo. Fatemi sapere voi nei commenti se vi piace con la farm di cactus che sta funzionando, raga. Funzionando, devo essere sincero. Allora, vai, 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 spacca qua, non ci sono niente. Ragazzi, mi raccomando, se volete, commentate con le vostre, fate quello che volete, così ragazzi, io cerco ovviamente di leggere e vi farò sapere nei video, mi avete scritto di andare in miniere, costruire case, che la serie è bella, sono bravo, ragazzi, io i commenti li leggo. Però una cosa che vorrei costruire, che raga, ovviamente con qualcuno, tipo fare una mega piantagione da un'altra parte, che non sarà qua, raga, perché dovete sapere che in questa stagione io non vedo l'ora che andiamo nella casa del deserto, perché nella casa del deserto io per questo video, raga, approfitto a parlare, non farò nessuna costruzione, già vi avviso. E vorrei andare nella casa del deserto perché mi piace. Ci sono un botto di materiali che mi fanno sempre comodo, raga. Io devo tornare nella mia patria perché ho finito il cibo. Ma già che ci siamo, andiamo a cucinare da Massimo, raga. Muori pecora. Approfitto, mangio sta carne cruda. Andiamo a mangiare da Massimo. Io ovviamente, raga, io il villaggio lo estendo sempre di più. Cerco di fare, raga, il bunker, raga. Mi cerco di farvi vedere cosa ho fatto nel bunker, perché ho piantato nel bunker, raga. Stiamo andando a casa di Massimo, mi sono scordato di quello. Di farvi vedere, poi sono morto con 40 livelli, raga, lasciamo stare, ma non è stato oggi, è stato un altro giorno. Un albero, ho piantato un albero qua, raga, giusto così, per fare farm di legno. Ho piantato anche le bacche, non mi ricordo se l'avevo già fatto vedere qua, raga, è cresciuto pure il grano, devo essere sincero, buono. Faccio anche la mela, la piantagione, raga, nel bunker. Poi, raga, non so che si devo fare in più nel bunker, devo essere sincero. Vedete, le bacche sono cresciute, quindi direi di prenderle, togliere, se no non le posso prendere. Si spaccano più veloce così le bacche, raga. E piazzarle. Vedete? Ok, raga, le bacche sono piazzate. Sotto, raga, in realtà non ho fatto praticamente niente. Ho lasciato qua. Non volevo stendere. Però, raga, se vorrei potrei anche fare una cosa del genere. Giusto così, raga. Giusto qua. Raga, giusto così, ma visto che noi vogliamo fare le cose bene, qua si collega a un altro tunnel, devo essere sincero. No, qua no. Ok. Già molte abbiamo già capito, raga, ovviamente. Allora, vai qua. No, che cacchio ho fatto? L'unica cosa che nel buio, raga, non crescono tanto, però per fortuna qua ci ho messo anche le porte, raga, vi volevo far vedere questo. Abbiamo esplorato un bel po', devo essere sincero con Massimo, vedete, raga, non tutto, vi già avviso, raga, non abbiamo esplorato tutto che non c'è stato tanto tempo, perché Massimo doveva ancora finire, tipo, raga, avevo in mente di fare la piscina, non so se l'avevo già detto, ma con la scusa mi ricordo un po' di... Queste cose mi passano la torcia. Però, raga, non siamo riusciti a farla. Come ho già detto, da poco tempo che c'era. Raga, se magari di voi vi starete chiedendo perché ho fatto la scorsa clip corta, vi volevo veramente, raga, mostrare. Perché da quella clip si vede quando stavo giocando Massimo, raga. C'era anche Massimo su quella clip, infatti lui era fermo, mi stavo vedendo. Sono andato all'esplorazione, ho trovato quel mega portale, raga. Non so ancora cos'è, ancora non l'ho capito. Se l'avete capito, scrivetemelo voi nei commenti, che ovviamente, raga, mi fa sempre piacere, perché è meglio conoscere cose nuove. Adesso, raga, andiamo a cucinare questo manzo a casa di Massimo. L'albero non so perché non vuole crescere. Qua, raga, tutti i stendardi, sempre il solito, sto facendo pure notte. Andiamo a dormire con la scusa a casa di Massimo e vediamo come, raga, la testiamo. Facciamo un test con la scusa, metto anche torci.
Sì, però, raga, qua secondo me un giorno, secondo me qua, potremo stare tutta la notte a mettere torce. Però con l'aiuto di qualcun altro, non ci viviamo più. L'unica cosa, raga, che qua ci possono entrare i mob. Io sono d'accordo anche se... Via da qua. Mi pushano, raga. Ha senso che esplodi. Perché non è esploso? Raga, ve li immaginate che tipo Massimo avrebbe tipo la lava? Tipo, muoio il creeper con la lava, raga. Ovviamente cerco di farlo esplodere, ma poi... cavoli, entriamo, dormiamo. Oh mio Dio, raga. Meglio che dormiamo, raga, a passare questa notte in qua. Massimo ha fatto un quadro, raga, neanche l'avevo visto. Dov'è? Ficco, che cacchio è, raga? Ah, è il wither, raga, forse è il wither. Oh. Ah, raga, mi sono scordato di dirvi che sono andato in creativa, no, quando non ho niente da fare, a volte vado in creativa. Grazie, maiale. E ho provato a sconfiggere il wither, ragazzi. Un altro mondo, io non lo so, creato. Non è questo, raga. Io quando ho niente da fare, mi creo mondi a caso e gioco, a volte però, quando ho voglia. Mi ho creato sto mondo, raga, e ho sconfitto il Wither, veramente, raga, è fortissimo. Spero che in questa serie, senza la creativa, perché tanto non lo sarò, per creare il Wither, raga, per farlo, perché ci serve dei materiali che si trovano in 29, indovinate dove, raga. Avete capito bene, si trovano nel portale del Nether, che non è, per fortuna non si trovano nel portale dell'End. Perché si forse nel portale dell'End, addio Wither. Perché raga, io ho paura, una cosa che non vorrei fare, perché Massimo ci ha lasciato sto buco, raga? Ma no, ma dai. Cosa mi tocca fare? Per aggiustare una cosa. Ok. Ancora. Quanti semi ci sono? Direi che ci sono tanti semi. Andiamo raga a commettere un'altra carne ad arrostire. Veramente un bordello di roba abbiamo, devo essere sincero. La carne di Massimo, raga, cotta subito alla prima mangiata. Ovviamente ci sono, niente, raga, mi siamo andati con il pane, abbiamo mangiato il pane. Ma guardate che cosa mi tocca fare. Raga, vorrei provare a fare una cosa strana, vi giuro, però la vorrei provare a fare. Volevo provare soltanto se il pozzo, se... Ha visto che volevamo fare la farm d'acqua, raga, nel pozzo, però alla fine non ce l'avevamo fatta. E raga, lasciamo stare. Raga, io ovviamente cerco sempre di mangiare. Chi è morto? No, vabbè. Se... Tu mi vuoi prendere a mangiare? Io prendo il ground. Oh, ma aspettare, oh. Raga, mi ha ammazzato sto ragno. Devo... Ma sto fermo mi porta lo stesso, ragazzi, che figata sta fontana. Comunque, raga, sta fontana è veramente figa, guardate. Guardate come cacchio è fighissima, raga. Io adesso non vi porto al portale. Comunque, raga, la casa da dietro è bellissima, la di Massimo. Perché è parecchio lontano, però ho anche le coordinate, raga, perché mi è ripartito, non ho fatto niente la foto. Le coordinate, raga, le ho. Qua, raga, il grano devo dire che cresce velocemente la massa. Guardate, raga! Ma che cuore! Adesso! Guarda, cresce in 2 secondi. No, devo guardare, raga. Non è possibile. Te vedete, è già cresciuto. Raga, perché ho fatto quello sbaglio? Non è il tempo di venire, raga. Il mio invece cresce veramente dopo tanto tempo, raga. Anche quello che ho sull'acqua. Cresce veramente dopo tanto tempo. Vedete quello? Ragazzi, ho... La non cresce subitissimo, devo essere sincero, intendo ovviamente quello là, però, raga, devo dire che va bene, perché volevo farmi ovviamente, raga, dammi esperienza, qua, raga, ma tu mi droppi qualcosa? Raga, veniamo a spadate i pesci. Raga, io una cosa che vorrei fare, domarmi, raga, anche un gatto. Perché so che si fa col pesce crudo, raga.
Però quindi questo pesce lo vorrei mettere a cucinare, raga, perché non è adesso il giorno, non è oggi il giorno che andremo a prenderci i gatti, però se un giorno ci dovrebbe, secondo me ci servono qualche gatto per bellezza anche, raga. Non so neanche se push il gattino, nel senso che non so se uccidi mob o fa il cane, non lo so, mi pare di no, comunque non lo so, raga. Fatemi sapere nei commenti se volete e se lo avete un gattino, se avete mai avuto. Io con la scusa ammazzo pecore, raga. Di legna, quella legna che avete visto nel video di San Valentino, raga, ovviamente è già terminata quasi tutta, facendo la casa di Massimo, andando in miniera, raga, è già terminata. Quindi mi sa, raga, che in un altro episodio ci tocca fare una seconda scorpacciata di legna, raga. Io può darsi che non la farò in un video, però per fare durare questa sera al massimo, raga, perché questa serie non so per quanti episodi, raga, durerà questa stagione. Massimo ha dato fuoco a quest'albero, forse, non lo so, no. Non lo so se ha dato fuoco a quest'albero, raga, devo essere sincero. E guardate come facciamo in quel mob, raga, guardate come ce lo facciamo. Raga, un trick shot, raga. Il prossimo su Fortnite è un bel trick shot, raga, fatto con l'oda, raga, di Noscope col bolt action, non immaginate. Comunque, raga, a parte di ste cose, andiamo a vedere se il grano di Massimo è cresciuto e terminiamo il video proprio da Massimo. Raga, io veramente spero che il video vi sia piaciuto. Questo video, raga, io l'ho fatto per intrattenere, per spiegare le novità, perché poi se vado a fare video in cui, non so, costruisco robe, è meglio, raga, che vi faccio video apposta in cui spiego cosa farò, cosa abbiamo fatto, raga, che così capite meglio, raga, la situazione. Qua, raga, mi ha lisciato tutte le canne da zucchero. Ma tutte, io ve lo dico tutte. La maggior parte, però, credo nella lava. Una cosa che avrei pensato di fare, raga, ovviamente nel deserto, con la legna, forse potremmo fare qualcosa, tipo una base, tipo tutta sull'acqua, raga. Tipo con la legna, non so se ce l'avete presente, l'avete vista già in un video. Tipo fare ricoprire l'acqua solo di sopra, con degli strati, fare tipo una casa sull'acqua, raga. Tipo un ponte, però che sarà tipo d'acqua, cioè sì, d'acqua, boh, di legna. Però tipo ci metti la casa, il letto, raga. E beh, viene bene, raga. Io vorrei fare anche dei tempi, raga, in futuro, altre case per allestire il villaggio. Ad esempio, Massimo, la casa, visto che aveva tanto spazio, all'inizio, raga, è andato là sopra. Vedete che ha fatto quel blocco, l'ha fatto lui, se non mi sbaglio. Però con la vasta zona ho voluto venire qua. Ciò significa che col passare del tempo, dei video, se tutto va bene, dovrò realizzare delle case qua, raga, collegate al villaggio dalla stradina, ragazzi. Adesso la stradina non la faccio perché, come non la faccio alla farm, perché ho paura, raga, che ci faccio altre case. Dopo devo levare la terra, quindi, raga, per adesso Massimo è un po' fuori dal villaggio, raga, come dire che è dall'altra parte. Per già la mia casa è già un po' lontana dal villaggio, però ci può stare dove l'avevo messa. E io, raga, ho la capacità di trovare 1000 miniere. Meno male, questa qua finisce, così qua non spawnano mob. E a questo sono contento, che ho trovato una miniera a caso in cui, raga, i mob adesso non ho più, che ci messo le torce. Raga, dovrò anche spammare e togliere tutta sta roba che mi dà veramente un mi irrita, raga. E niente, raga, io direi, ve l'ho detto che il grano che ci interessa 1000 secondi, raga, c'è già cresciuto tutto, guardate. Io, raga, intanto direi che il video termina qua. Grazie a tutte le visioni, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi. No, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga, bella. Veramente spero che la casa di Massimo vi sia piaciuta, raga. A me, raga.